Ciao a tutti gli amici di Live Music Lombardia, siamo a Monza alle sale Prova Nipa per la quarta giornata di audizioni del contest 2015. Sono qui con i Fantorama che sono appena usciti dall'audizione. Com'è andata? Direi bene. Divertente. Sì. Divertente. Vi siete scaldati nel frattempo, anche se erano pochi minuti? Sì, ci siamo proprio scaldati. E poi siete usciti. Sì. Cosa avete suonato stasera? Abbiamo suonato due brani, Signorina Mon Amour e 100.000 Tesla, che sono presenti nel nostro lavoro, e basta. Abbiamo fatto un disco che è uscito in digitale il 31 di marzo e il 6 aprile in via, diciamo, fisica nei negozi, e basta, stiamo portando in giro un po' la nostra musica. Parliamo della vostra band. Leggo che siete nati tra il 2011 e il 2012, giusto? Siete in tre, che strumenti suonate? Tastiere, batteria e il basso. Lui è quello che non parla, giusto? Ok. Allora, vi manca la chitarra, quindi una formazione anomala, diciamo, per quello che ci si aspetta normalmente di sentire. La scelta di chi è? La motivazione? No, motivazione non c'è, che la chitarra non è necessaria a raggiungere l'obiettivo che vogliamo raggiungere noi, per cui... Che genere di musica fate? Diciamo tutta, nel senso che non siamo un gruppo di genere, per cui non facciamo rock alternativo o blues o punk o reggae, per cui noi attingiamo da tutta la musica in base a quello che vogliamo trasmettere e basta. Abbiamo un genere, siamo... Mettete insieme un po' di idee e... Un bel mischione. Sì. Sì. I brani sono quindi completamente scritti da voi, anche i testi? Tutto a sei mani, magari l'idea nasce da uno, un altro suggerisce un'ambientazione, l'altro mette le mani al testo, l'altro ricorregge. È una società a tre, diciamo. Ok. Qualcuno che mi vuole parlare di tutti i concorsi che avete fatto? Vedo che sono molti, tra l'altro in molti siete arrivati anche in finale o comunque nelle prime posizioni. Sì. E niente, noi partecipiamo a quasi tutte le manifestazioni in giro per l'Italia proprio per avere la possibilità di poter suonare, di far sentire dal vivo quello che facciamo, perché comunque va bene ascoltare l'album, però è bello anche vedere dal vivo come viene riproposto quello che è stato registrato, quindi facciamo anche delle belle vasche. Andiamo. È anche bello per una band. Andiamo in Liguria, andiamo, sì, sì. Anzi, forse è la cosa più bella. Certo, certo. Io vi auguro un grosso in bocca al lupo. Se avete delle date che volete, magari che avete già in programma e volete comunicare, oppure segnalare ai nostri amici dove potervi seguire sui social o su internet. Basta cercare Fantorama. E ci siamo. Fra qualche giorno c'è un video su, vabbè, andate sui social, nel senso che lì trovate tutte le informazioni, tutto quello che, certo. Le prossime date sono il 1 aprile al Veleno Contest di Lucca e l'11 aprile ad Ascoli Piceno, e poi ci fermiamo qui perché ad aprile siamo abbastanza pieni, quindi abbiamo due date in Peria, Ventimiglia, Vercelli, Biella. E quindi presenti sul social, assolutamente sì. Si trova tutto. Sì, 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 sì. Sono numerose, quindi per starvi dietro io consiglio a tutti, sì, di andare a trovarvi su Facebook. In bocca al lupo, vi regalo il calendario di Live Music Lombardia. Grazie. Loro sono i Fantorama. Ah, il loro disco, giustamente, sì, quello di cui ho parlato prima. Ve lo ricorderete. Rimane abbastanza impresso. Ok. Ciao a tutti gli amici di Live Music Lombardia. Ciao, ciao, grazie. Little bay, full of crew.
day.